Ecco, come vedete, registro le lezioni, adesso non distraetevi. Questo comporta il fatto che alcune lezioni saranno un po' spezzettate, nel senso che i gruppi ho impostato le lezioni in modo che ci siano delle parti, diciamo, che durano più o meno 20 minuti, non forse oggi, ma oggi le cose sono piuttosto semplici e lineari. Ma in genere, quindi, la lezione in due ore sarà suddivisa in 3-4 di solito parti, ognuna delle quali viene registrata e poi viene caricata. Adesso probabilmente su YouTube, di solito la carico su YouTube, ho tentato di caricarla su un'altra piattaforma, ma siccome è molto costosa e devo pagarla di tasca mia, e vediamo che cosa succede. E potete quindi anche, volendo, seguire le lezioni, sia pure in ritardo, diciamo, da casa. E, per lo streaming, sarebbe forse possibile fare lo streaming, ma vediamo come va. Chi sono io? Chi siete voi? Siete i miei studenti di idrologia. Chi sono io? Beh, mi chiamo Riccardo Rigon, Concetta l'avete già conosciuta. Il mio curriculum è su questo posto qua. Quando voi scaricate le slide al posto dove vedrete che adesso sono caricate, e tutti i link che vedete di solito sono attivi, quindi papers, a volte anche i libri sono, e i link sono, basta che cliccate e vi porta dove volete. Il fatto, io uso le slide, non userò praticamente mai la lavagna. Una ragione è che a casa siamo allergici al gesso e quindi mi dovrei fare una doccia 3 volte al giorno se uso il gesso. Qualche volta lo posso usare, ma e quindi uso le slide. Cerco di alcune cose, cerco di rendere l'esperienza sulla slide simile a quella della lavagna, per chi è abituato a scrivere molto. Però la mia idea è, poiché vi carico in anticipo le slide, quasi tutte sono già caricate, sono quasi uguali a quelle che vi verranno presentate, perché magari le modifico, alcune so già che le modificherò, ma i cambiamenti non sono estremamente rilevanti, quindi la cosa che io vi consiglio è prendere gli appunti sì, ma sulle slide. Quindi per aggiungere i miei commenti, che comunque dopo potete sentire e rivedere nella registrazione. L'idea del corso è dettata da questa massima che io attribuisco a Bruno Munari, che è stato un designer italiano importante, anche ha fatto dei percorsi educativi interessanti nel nostro ambito, ovviamente, ed è che se io vi racconto le cose, voi magari ve le studiate, ma poi rimangono nella vostra memoria breve e subito dopo l'esame ve le dimenticate. Comunque il mio obiettivo non è che voi ricordiate le mie cose, ma le capiate. Quindi, io ve le registro, anche perché voi ve le possiate riguardare, ma soprattutto una parte rilevante del corso è legata ad alcune esercitazioni che faremo dopo Pasqua. Da qui a Pasqua io vi parlo delle parti concettuali o teoriche dell'idrologia. E dopo Pasqua invece affronteremo sempre, ci saranno sempre delle lezioni concettuali che riguarderanno però di più gli strumenti piuttosto che i contenuti fisici, e dovrete applicare questi strumenti ai contenuti, diciamo, idrologici o fisici di cui abbiamo parlato nella prima parte. Quello che dovete, che in qualche modo mi propongo di insegnarvi, sono quali sono i processi idrologici fondamentali. E questo corso è estremamente in continuità con il corso di modellazione idrologica che io tengo al primo anno della magistrale, che se ne sarà particolarmente il completamento. In questo caso noi non,
Non farò riferimento ad unità spaziale. Voi siete abituati ad immaginare, per esempio, che un ambito dell'idrologia possa essere un bacino fluviale, per esempio, dove si esplica il ciclo idrologico. Qui i processi saranno più o meno puntuali, quelli che io vi descriverò. Il tema di estendere questi processi puntuali allo spazio viene affrontato nel corso di modellazione idrologica. I temi sono quelli, vi parleremo delle precipitazioni, peraltro di precipitazioni alcuni di voi già vedono molto nel corso di fisica dell'atmosfera, penso si chiami. Quanti di voi seguono fisica dell'atmosfera? Fondamenti di meteorologia. Fondamenti di meteorologia, ecco, sì, è cambiato nome nel corso degli anni, quindi ecco, certamente lì viene fatto una disamina molto più accurata dei processi fisici che stanno alla base delle precipitazioni. A noi interessano le precipitazioni a terra perché l'idrologia è lo studio del flusso dell'acqua a terra, nell'ambiente in generale, e si distingue dall'idraulica. Perché, a parte che da voi il corso non si chiama neanche più idraulica, si chiama meccanica dei fluidi, ma la meccanica dei fluidi da un lato ha un riferimento fisico ai processi del movimento dei fluidi, dall'altra ha anche un ambito, diciamo, la insegnano i colleghi che normalmente sono definiti come idraulici, cioè si occupano di acqua confinata in certi luoghi, può essere un corso di un fiume, un tubo. Mentre l'idrologia evidentemente è tutto quello che vedete, quindi è un po' diverso. Quali fenomeni ci sono oltre alle precipitazioni? Ci sono l'evaporazione e la traspirazione, evaporazione dai suoli, traspirazione dalle piante. C'è la produzione del deflusso superficiale, quindi la produzione delle portate che si vedono nei torrenti e nei fiumi. E di questa parte arriveremo fino a, diciamo, a produrre il deflusso superficiale, ma non ne descriveremo l'aggregazione poi nei fiumi. Questo va nel corso di modellazione idrologica. E poi c'è la parte di dinamica del manto nevoso, che non so se riusciremo a fare, perché già stiamo partendo con una settimana di ritardo. Quindi vediamo. Se comunque c'è qualcuno particolarmente interessato alla dinamica della neve, basta. C'è qualcuno interessato alla dinamica della neve? Ecco, chi fosse interessato, gli possiamo anche far fare un piccolo percorso personale sulla dinamica della neve. Io sto sempre alla ricerca di qualcuno che, da allevare qualcuno che si occupi della neve, che non è una cosa semplice. Poi vi comunico degli strumenti. Voi conoscete Python, giusto? Queste facce che vedo, cosa significano? Che lo conoscete bene? Sicuramente siete stati interfacciati a Python, diciamo, come un linguaggio di programmazione, quindi vi è stata insegnata un po' di programmazione procedurale, cosa sono i cicli, come si gestisce un flusso di elementi e così via. Quindi questo io non lo devo più fare per la prima volta in tanti anni. Io userò in parte Python, in parte altri strumenti per fare dei calcoli. Non userò probabilmente gli strumenti di Python che avete imparato voi, perché useremo delle librerie particolari, in particolare i Pandas. Chi sa cosa sono i Pandas? Pandas sono delle librerie per il trattamento dei dati. E useremo poi altre cose che vi dico dopo. Vi ho parlato di deflussi a scala puntuale, in realtà sarebbe più preciso dire come scala puntuale, però comunque rappresentativa di una certa scala spaziale, che potrebbe essere per esempio una dimensione piccola, quindi a scala di parcella si direbbe in altre discipline, o a scala di versante. Un versante è una parte del territorio che non è percorsa da corsi d'acqua, e in genere è legata naturalmente alla formazione e alla struttura dei corsi d'acqua. Ci sono dei corsi di cui questo corso è idealmente propedeutico, e sono il corso di acquedotti e fognature, il corso di modellazione idrologica e il corso di ingegneria fluviale, che sono tutti alla magistrale.
però anche se voi andrete da un'altra parte, quelle conoscenze che vi comunico vi posso assicurare che vi torneranno utili in vari modi. Quali sono gli elementi, diciamo, strutturali dal punto di vista dei contenuti? Cioè, ci sono dei contenuti fisici di quello che vi insegno. In qualche modo la mia si potrebbe chiamare idrologia fisica, nel senso che parlo dei processi fisici che stanno alla base del movimento dell'acqua, dell'ambiente. Tuttavia ci sono delle altre cose che voi dovete sapere, per esempio un po' di analisi statistica. Voi avete fatto analisi 2 con elementi di analisi statistica. Quindi la statistica entra in maniera rilevante in alcune analisi, in particolare nella prima parte che ha a che fare con l'analisi delle precipitazioni a terra. E quindi c'è un po' di statistica. Senza questa conoscenza di statistica noi non siamo in grado di parlare di idrologia, anche perché in genere i dati idrologici, se partiamo dalla misura dei dati, sono molto variabili nello spazio e nel tempo quando li misuriamo. Quindi non siamo in grado di definire delle funzioni semplici che li descrivano. Quando li vediamo, noi li possiamo però descriverli attraverso gli strumenti che ci danno la statistica e la probabilità. La prima parte del corso sarà un po' di questo, anche se non faremo quella che si chiama in letteratura idrologia statistica, che è una branca di questo sapere che ha una sua evoluzione, anche una sua matematica e dei suoi elementi particolari. Ovviamente della statistica farebbero parte anche elementi molto moderni, tipo quelli che si chiamano machine learning, tecniche informatiche di analisi e dei dati e di ricostruzione di pattern, che sarà una parola che vi sentirete nominare spesso, cioè pattern sono il riconoscimento di certi andamenti particolari, di certe ricorrenze che si possono vedere sia nello spazio che nel tempo. E queste cose sono di solito chiamate appunto machine learning, è un tema di cui ovviamente si parla dappertutto. Quando voi parlate con Siri o con Alexa o con l'altra, come si chiama, signora che si chiama Cortana, dietro ci sono degli algoritmi di machine learning che interpretano quello che voi dite. Ma non è questo. Un altro elemento strutturale sono alcune equazioni. Io vi scriverò alcune equazioni, c'è in particolare un'equazione che è più centrale delle altre all'interno del corso, che è l'equazione di Richards. E ovviamente dovremo trattare queste equazioni, dovremo imparare a capire che cosa significano i vari pezzi delle equazioni e anche voi dovrete abituarvi a trattare delle equazioni. La mia collega di prima è molto brava in campo ecologico, però voi non vedete neanche un'equazione. Un ingegnere senza equazioni è come un fidanzato senza una fidanzata, una fidanzata senza un fidanzato, cioè è una cosa che non esiste, che non ha anima. E quindi un po' di equazioni ve le dovrete vedere, sono un elemento essenziale. Equazioni, in particolare si parla di equazioni alle derivate parziali, oppure equazioni differenziali ordinarie, oppure equazioni di bilancio di massa. Equazioni di bilancio di massa di per sé, come le scriverò per esempio io oggi più tardi, sono equazioni algebriche, quindi non sono equazioni differenziali, almeno a prima vista, poi si trasformano man mano che noi andiamo a caratterizzare i termini di equazioni differenziali. E sono sicuro che alcuni elementi della soluzione delle equazioni differenziali voi li avete visti, ma sono altrettanto sicuri che molti non li avete fissati. E quindi lo faremo. È ovvio che nel nostro mondo in particolare, ma comunque anche la parte di visualizzazione è importante, quindi noi nelle vostre esercitazioni poi dovete rappresentare alcune cose attraverso grafici. Quindi
anche i grafici hanno un ruolo importante. Ci sono dei grafici che io uso, cercherò di spiegarvi nei contenuti, anche voi dovete imparare ad usare queste forme di rappresentazione in modo adeguato. Questi sono i tre elementi con i quali, al di là dei contenuti che dopo ci dovete mettere dentro, voi dovrete rispondere nella prova intermedia che faremo, cioè mettere dei grafici, mettere delle equazioni e mettere eventualmente dei ragionamenti statistici sulle questioni. Ovviamente non ritengo che voi siate già formati su questi argomenti, poi anche se foste formati io ho il mio modo di interpretare le cose, no? E questo fa parte appunto dell'insegnamento universitario, cioè esiste certamente un mainstream, però poi ognuno di noi ha una sua caratterizzazione all'interno della disciplina che insegna, a meno che questa non sia una disciplina molto consolidata, che l'idrologia non è così, e che quindi ormai si tratta di un sapere magari prodotto nell'Ottocento o nella prima metà del Novecento. E quindi io vi presenterò un po' qual è la mia prospettiva e spero che su alcune questioni voi mi seguiate. Il programma di massima lo trovate qui. Se voi andate lì, trovate, e qualcuno sono sicuro che c'è già andato, a questo link, trovate tutte le lezioni, la previsione delle lezioni, come vedete adesso sono sbagliate di una settimana perché stiamo partendo una settimana in ritardo, ma grosso modo intendo seguire lo schema. Troverete anche che alcune delle lezioni hanno già dei video, sono i video delle lezioni dello scorso anno prevalentemente, che riguardano gli stessi temi. Di anno in anno io cambio alcune cose, ma non è che stravolgo, o meglio, negli ultimi 3-4 anni io ho abbastanza stravolto i contenuti dei corsi e anche alcune modalità di presentazione. Però rispetto a quello, questo corso è il fratello gemello di quello dello scorso anno. Prova in itinere, adesso vediamo quando, come è scritta, come si produce il programma, ma ovviamente nella settimana delle provette in itinere, quando essa sarà, ci sarà una prova in itinere sui contenuti della quale andiamo più tardi. 5 appelli d'esame, come al solito, uno in giugno, uno in luglio, uno in settembre, e 2, uno in gennaio, uno in febbraio. Non ci sono dei testi veri e propri per questo corso. I testi codificano delle conoscenze, l'idrologia è allo stesso tempo una materia antica perché, se vogliamo farla risalire, possiamo far risalire agli antichi egizi, ma il cui sviluppo negli ultimi 10-20 anni è stato ha radicalmente mutato in parte i contenuti e sicuramente gli strumenti in maniera sostanziale. Per cui questi testi che io vi dico hanno alcuni dei contenuti presentati in forma corretta, però non rispecchiano un testo se lo dovessi fare io. E rispecchiano solo in parte l'andamento del corso. Quindi questo è un buon libro, comunque questo è un altro buon libro che ha un taglio un po' più idraulico. Wilfred Bruce è un meccanico dei fluidi, nel suo background, non è tutt'altro che un'introduzione, questo libro qua ci sono in biblioteca, quindi li potete consultare. E il testo più moderno è forse questo di Ning Lu e Jonathan Gott, che hanno alcuni capitoli sulla idrologia dei versanti, che sono veramente up to date e abbastanza simili a come concepisco la materia. Appunto, vi ho già detto, non esiste un testo, non chiedetelo. Su alcuni corsi io ritengo che l'esistenza di un testo sia un simoro all'università, nel senso che cioè un conto è l'analisi 1, materia formatasi nell'Ottocento, ma idrologia è una materia
che appunto vi ho detto è una materia recente, quindi non esistono dei testi che codificano bene, esistono diversi orientamenti, e poi l'idrologia, avendo a che fare con l'acqua, contiene anche molte direzioni diverse. E quindi bisogna andare a prendere le conoscenze più recenti direttamente da quelli che sono i paper, journal papers, quelle cose dove sono queste cose sono pubblicate, o non c'è nient'altro. Ci sono delle vecchie classi, quelle che potete cercare, sono indicizzate nella classe di quest'anno, la classe dello scorso anno, la classe del 2018, la classe del 2017 e quella ancora prima. Se voi le scorrete vedete che c'è un sacco di materiale effettivamente, e che possono supplire abbondantemente la mancanza di testi. Non sempre sono, in realtà il back-end del materiale è su questo sito che si chiama Open Science Framework, dove sono caricate le presentazioni, ci sono indicazioni sui video, dove stanno i video, tutto insomma. E per esempio le lezioni di oggi sono su questa pagina che voi vedete in realtà. Abbiamo detto impariamo facendo, cioè teoria più pratica, no? Quindi la prima parte delle lezioni saranno delle parti teoriche. Vi spiego un po' di concetti dell'idrologia, avendo tre cardini di presentazione: l'analisi statistica delle equazioni, la rappresentazione dei fenomeni idrologici e naturalmente i concetti sarebbero quello sgolto visto da destra. Cioè ci sono anche dei concetti da acquisire. E ci saranno poi delle lezioni invece più di laboratorio. Voi, adesso ve lo spiego fra un attimo, che cosa dovrete fare in laboratorio. Vi darò tre o quattro temi, in realtà sono tre, ma un primo tema diciamo iniziale per fare un po' di riscaldamento. Useremo, abbiamo detto, degli strumenti particolari, in particolare useremo questi notebook di Jupyter. Questi notebook di Jupyter sono uno strumento in cui voi potete scrivere i vostri programmi in Python, ma tutte le cose che io faccio ve le presento prima io e voi poi le applicate a dei casi diversi dal mio. Ci sono anche degli esempi, degli molto buoni fatti dagli studenti dello scorso anno. E cosa vi chiedo in queste lezioni di laboratorio? Come se io vi faccio le lezioni, vi faccio prima un esempio di lezione di laboratorio, poi vi chiedo di applicare ad un altro caso, non vi chiedo solo di riprodurre un esercizio pedissequamente, perché i notebook che io vi uso uno può semplicemente cambiare i dati in testa e siccome funziona tutto abbastanza bene, cliccando con il dito può arrivare in fondo senza aver capito. Adesso uso un termine che non so se usate ancora anche voi giovani, ma una beata mazza, cioè cioè potete arrivare in fondo non avendo capito quello che avete fatto. Lo scopo evidentemente della parte di laboratorio è che voi ci mettiate un po' di testa, cioè proviate a ragionare su quello che state facendo, proviate a vedere se ci sono possibilmente delle variazioni sui temi che io vi ho offerto. Quello che io vi offro è un modo di fare le cose, ma voi lo potete fare anche in modi diversi, non devono essere necessariamente radicalmente diversi dal punto di vista concettuale. Quantomeno, per esempio, una risistemazione dei contenuti, una rappresentazione particolare di alcuni fenomeni, un ragionamento sui dati, come arrivano, un minimo di progettazione degli esperimenti che voi fate, che dice, ma noi queste cose non le abbiamo mai fatte o le avete già fatte in altri corsi? No, non le avete mai fatte. Dice, come facciamo? La baseline è rifare quello che ho fatto io. Intanto, quello non è male, però è appena sufficiente per fare qualcosa di più nel momento in cui faremo il laboratorio. È richiesta un po' di proattività da parte vostra, cioè che voi dice, ma qua noi pensiamo che potremmo fare
Per esempio questa stazione, per questo motivo, e vorremmo elaborare i dati in questo modo, che cosa altro possiamo fare? Allora io e Concetta vi diamo dei suggerimenti, interagiamo con voi, è richiesta interazione tra noi e voi, a un metro di distanza naturalmente. No? È richiesto quindi che voi interagiate, vediamo di sotto una cattiva luce chi ci arriva all'esame con le esercitazioni già pronte, senza che noi lo abbiamo mai già visto, perché non è quello lo scopo, cioè uno, siccome poi dovrete fare dei gruppi in 2-3, uno potrebbe aver fatto un'esercitazione, uno potrebbe aver fatto quell'altra, e non sapere niente. Non sono io a perderci se voi mi fregate in questo modo, siete voi a perderci perché non avete imparato quello che c'è dentro. Quindi qua bisogna trovare delle modalità con cui affrontiamo queste cose. Se vi viene qualche idea stramba di fare cose particolari, noi siamo qui per aiutarvi a provare a fare, perché sono dei, cioè la parte di laboratorio sono dei semi che noi gettiamo e poi voi dovete far crescere. Cioè, io sono il seminatore, ma voi siete i contadini che li fanno crescere. So che rischia di essere un po' blasfema questa cosa, no? Perché ha una eco evangelica, ma comunque questo è il concetto. Cioè, queste le parti di laboratorio sono dei semi che voi dovete far crescere in modo opportuno. Ingegnatevi. Python abbiamo già detto, JuPyter, Notebook sono questi, per installare tutto quanto usiamo Anaconda. Quanti di voi usano Macintosh? Mac? Uno. Benissimo, io uso Mac, quindi lei non avrà nessun problema. Quanti usano Linux? Neanche lei non avrà nessun problema perché lei è bravo da solo. Sto imparando. Ecco, vabbè, ma quantomeno se c'ha la volontà, cioè è già nello spirito giusto delle cose. Comunque tutti gli strumenti che usiamo funzionano bene sotto Linux, funzionano ovviamente bene anche sotto Windows, perché gli strumenti che voi userete hanno alcune caratteristiche. Una di queste è di funzionare sotto queste tre piattaforme. Perché ho scelto Python? Perché voi lo sapete già, a questo punto alcuni anni fa abbiamo fatto una scelta di unificare i vari strumenti, i vari linguaggi di programmazione, sempre nell'idea che un ingegnere che non sa calcolare non è un vero ingegnere. Però farlo calcolare con 80 strumenti diversi, in 80 corsi diversi, abbiamo ritenuto fosse una cosa non adeguata. Quindi siamo conversi su alcuni strumenti, in particolare uno di questi è Python. È un linguaggio buono, ottimo, permette di fare cose anche belle di programmazione funzionale e altre cose. Soprattutto tutta la comunità scientifica di ingegneria sta convergendo ad usare Python, non come linguaggio in realtà di base, ma come il linguaggio legante delle cose che magari sono costruite con altri linguaggi, per esempio C++, Fortran, diciamo che dicono qualcosa questi nomi. Sì, magari i programmi sotto sono costruiti in altri strumenti, però il back-end in cui comunque bisogna prendere i risultati di questi programmi, elaborarli in modo anche interessante, creativo, facendoci dei ragionamenti, vengono fatti in Python. È un linguaggio semplice, si può usare interno a JuPyter, poi vediamo cosa, Jupiter, vediamo che cos'è. Il nome, vi siete mai chiesti dove arriva il nome Python? Dai Monty Python, che era un gruppo sapienco inglese di cui esistono vari film in giro, alcune cose sono rimaste nella storia, ma voi siete più giovani di loro, insomma qualcuno è anche morto la settimana scorsa, uno di questi, ahimè. Questo è un notebook di JuPyter,
Qualcuno di voi conosce matematica? Questi sono copiati dai notebook di matematica, detta molto esplicitamente, anche se in qualche misura, però hanno il vantaggio rispetto a matematica, che matematica è un prodotto ottimo, come diciamo adesso, no? Questi sono un prodotto libero, open source, in cui io ho una grande... E io trovo un modo conveniente per fare cosa? Per mescolare commenti, figure, equazioni, poi vedete si possono scrivere anche le equazioni qua, quindi tutti, per mescolare tutti quei tre elementi che a mio parere, come vi ho espresso prima, rappresentano un po' lo scheletro dei corsi di ingegneria. Useremo anche un altro strumento che si chiama Object Modeling System, in particolare useremo dei codici di calcolo fatti e sviluppati da noi che si chiamano GeoFrame, e sono ugualmente dei codici open source che noi produciamo, che serviranno per fare alcuni task particolari, in particolare calcolare l'evaporazione e calcolare l'infiltrazione. C'è un GeoFrame, cioè ci sono varie informazioni, per esempio c'è questo blog dove più o meno sono caricati i progetti, le cose che facciamo, se volete darci un'occhiata, e anche le scuole che facciamo con questo GeoFrame, perché noi facciamo una winter school all'inizio dell'anno per dottorandi e ricercatori, in cui usiamo alcuni degli strumenti che voi vedete qui. Tutto è free software, questo è Richard Stallman. Free software, software libero, cioè vuol dire libero? Beh, prima cosa vuol dire che è come free beer, una birra gratis che vi viene offerta. Non so se poi magari non a tutti piace la birra, non so, un succo di frutta, una Coca-Cola, una spremuta, una gratis. Ma non è solo questa. E anche come sono liberi perché soprattutto in ambito di ricerca, in ambito di elementi non così consolidati, avere la possibilità di agire sui codici interni, di cambiare in funzione dell'uso che si vuole fare è molto rilevante. Quindi tutti i software che voi userete sono software liberi, non li dovete pagare, e dei quali potete accedere al codice se voleste modificarli. E non vi insegno una cosa che voi adesso imparate e poi domani andate a aprire il vostro studio e dovete comprare pagandomi 5.000 euro di una licenza per un anno. Sono gratis. Verifiche, la cosa che vi interessa di più. Non so che a voi non interessa imparare, interessa superare l'esame. No, sto scherzando. C'è una prova scritta, che è la prova intermedia, fatta su 3 domande. Man mano che noi procediamo nel corso, io formulerò delle domande sulle lezioni che noi faremo, e quelle domande... tra quelle domande poi saranno pescate queste 3 domande che ognuno di voi si troverà, diverse ovviamente per ognuno di voi, e voi risponderete. Questo qua ad esempio mi pare che sia una risposta sulle curve di possibilità pluviometrica a cui io quella volta detti il massimo dei voti, perché come vedete qui c'è un'equazione, qui ci sono dei grafici, qui ci sono delle spiegazioni di cosa significa. Se vi domandate come si deve rispondere, guardate in piccolo che cosa c'è scritto lì. E io mi aspetto di trovare tutti questi elementi perché fanno parte del discorso scientifico in idrologia. Questo è circa metà del voto, io ho messo 45%. Poi ci sono le 4 e viene fatta la provetta, voi avete riceverete nel giro di un paio di settimane il voto della provetta, capite se avete superato quale voto avete. Mediamente la media dei voti della provetta è sui 26 e 27, tanto per darvi un esito.
E poi ci sono quattro serie di notebook di Jupyter che voi dovrete fare, che corrispondono a quattro esercitazioni. Una sulla rappresentazione delle serie temporali. Se io vi do una sfilza di dati che variano nel tempo, il nome di questi dati è serie temporale. E voi me lo dovete rappresentare in un bel grafico, che io lo vedo e vado in estasi, come mi prende la sindrome di Stoccolma, adesso non mi ricordo come si chiama, cioè la sindrome di Stendhal, mi meraviglio a vedere la bellezza di queste cose. E quindi dovete imparare a fare dei bei disegni. Poi una parte pluviometrica consisterà nel calcolare le precipitazioni di massima intensità e la loro frequenza, che si, o meglio il loro tempo di ritorno, capiremo tutte cosa significano queste cose, in un determinato luogo. Perché molte delle situazioni ingegneristiche poi tratteranno con questo concetto di tempo di ritorno, cioè noi abbiamo certe precipitazioni, ma non usiamo una precipitazione qualsiasi per la nostra analisi delle precipitazioni, usiamo delle precipitazioni poco frequenti perché dobbiamo per esempio costruire delle opere di difesa o anche di utilizzazione. Farete delle esercitazioni con le equazioni di Richards 1D, con un codice delle equazioni di Richards 1D in cui fate piovere sopra un punto e vedete come l'acqua si infiltra. Il suolo però non sarà una cosa semplice, voi dovrete mescolare dei suoli particolari, tipo non so, penso un po' di argilla, un po' di altre cose, e vedere come succede. Questo tipo di concetti vi è utile anche, avete già fatto geotecnica, lo state facendo questo semestre. Cioè, questo è uno dei concetti cardine anche della geotecnica, anche se io ve lo presento in modo diverso. Perché poi, a partire dalle condizioni di infiltrazione dell'acqua, di quantità d'acqua all'interno del suolo, discendono le condizioni di stabilità dei suoli. E infine abbiamo una parte sull'evapotraspirazione, evaporazione dai suoli, traspirazione dalle piante, evaporazione dalle superfici. Come mi presenta? Nella seconda parte non c'è un esame formale, una volta facevo anche un po' un esame formale, così, ma c'è una presentazione fatta a gruppi, un gruppo di tre, perché io non... L'esame è e rimane individuale, per cui nessuno vieta a ciascuno di voi di fare poi l'esame singolarmente, però per semplificare il lavoro e anche per favorire la discussione, perché questo è uno degli elementi importanti, voi vi sceglierete un gruppo di due o di tre e produrrete questi notebook. Poi vedete gli schermi che ci sono qua sotto, sono degli schermoni. La parte di esame su queste parti sarà che voi mi verrete, mi presenterete le vostre relazioni, farete le vostre deduzioni, io vi farò delle domande sui processi che sono avvenuti perché compaiono in un certo modo. Naturalmente nella parte di teoria di queste cose io un po' di queste cose ve le racconto, ma starà a voi anche di rielaborare un minimo e sapere in maniera articolata. Vi darò anche degli esempi. Io vi faccio un esempio e voi dovete adattare la simulazione al vostro caso. Prima di fare il vostro caso deve comunque rispondere a una qualche domanda. Dice, io voglio vedere che cosa succede su un particolare tipo di suolo perché sono interessato, non so, alla coltivazione della vite, o perché per esempio sono interessato alle popolazioni dell'Africa in cui ci sono queste condizioni di suolo e voglio vedere come si comporta l'acqua in questo suolo, perché sono della Val di Non e mi interessa per sapere come reagisce il suolo della Val di Non all'infiltrazione, perché mi interessa capire come devo irrigare le mele, per esempio. Bisogna graficare i dati di input, graficare i dati di output, ragionare ed interpretare sui dati di output e aggiungere dei commenti che nascono anche dall'interazione fra noi e voi. Noi siamo qua per questo,
dovete un po' muovervi voi. Domanda che vi anticipo già, ma se io non faccio in tempo a fare la prova intermedia, perché per esempio sto seguendo 4 corsi, non riesco a preparare tutti i corsi, non cambia nulla, nel senso che la prima parte voi la fate durante l'esame. All'esame regolare voi venite, vi faccio fare la prima parte e poi dovete comunque presentare le esercitazioni. O viceversa, potete anche presentare le esercitazioni e poi venire a fare la parte in teoria. Diciamo che no, si riesce a fare le esercitazioni se non avete gli elementi della parte in teoria. Però comprendo anche che magari qualcuno vuole rifinire la sua preparazione, il modo in cui presenta le cose sulla parte di teoria, e quindi concedo che si possa. Ecco, qui avevo lasciato una cosa che non c'è più, cioè che facevo una domanda sul Python, ma voi non la faccio perché voi Python già la conoscete, gli altri e mi sono dimenticato di cancellarla. Certamente c'è circa metà del voto da una parte e la metà del voto dall'altro, e un 10% del voto che nasce dalla mia impressione su come voi avete gestito le cose, come me le raccontate, e cose di questo tipo. Come do i voti? Se ricordate le cose, magari a malapena vi do 20. Se mostrate di aver capito e compreso che cosa, quello che vi ho detto e quello che state dicendo, perché a volte capita che io ho davanti a me degli studenti che non sanno, si capisce chiaramente che non sanno quello che stanno dicendo. 25. Se poi uno sa anche applicare ed eseguire e implementare le cose, siamo sul 27. Questa effettivamente è la media normale dei voti. Per andare più in su bisogna mettersi, lavorare proattivamente, aggiungersi delle cose, fare le cose particolarmente bene, sfruttare i vostri talenti a questo scopo e rielaborare un po' criticamente il materiale. Allora la media lì sul 27, ma chi prende 30 e lode c'è sempre. Quindi vuol dire che c'è sempre qualcuno che in qualche modo mi stupisce un po' rispetto a quello che io gli ho comunicato. Io sono contattabile via email a tutte le ore del giorno e della notte, quasi, non dormo durante la notte di solito, però insomma alle email sono un risponditore compulsivo delle email. Se voi mi mandate un'email e io non vi ho risposto, significa che per qualche motivo non ho visto la vostra email e rimandatemela subito. No, lasciate Michele Bottazzi invece concetto d'amato. Michele era l'esercitatore dello scorso anno. C'è anche un gruppo che si chiama Idrologia Tiena, Google Groups, al quale potete iscriversi. Iscrivervi, anzi vi inviterei ad iscrivervi. Ci sono iscritti anche quelli degli anni scorsi, ma questo perché se succedono delle cose particolari io vi mando un avviso con tutte le modalità che posso, e questa è una di quelle. Ricevimento, mi mandate un'email, decidiamo un ricevimento, un'ora di ricevimento. Telefonate un po' meno, così improvvisate un po' meno, nel senso che voi ho una 60 di studenti qui, 40 studenti dall'altra parte, se tutti si comportano in maniera disordinata io non vivo più. Ecco, fine di questa prima parte del syllabus del corso. Tutte queste cose più o meno c'erano scritte nel syllabus, comunque ve le ho illustrate qui, spero che siano chiare. Ci sono delle domande, delle cose che secondo voi ho tralasciato? Una cosa che faccio di sicuro, primi 10 minuti di ogni lezione facciamo una sessione di domande. Dovete preparare non tante domande, una domanda. Mi fate una domanda sulle lezioni precedenti. Non aspettare a dire non ho capito niente. Supponiamo lei, se lei mi dice guardi professore non ho capito niente, io non ritengo che lei sia stupida, ritengo che io non ho spiegato bene una cosa.
Va bene, questo vale anche per tutti gli altri. Quindi voi fate delle domande, perché se non avete capito, io non ho raggiunto il mio obiettivo. Però senza che voi me lo chiediate, cioè non sono ancora arrivato alla telepatia. Quindi, ecco, facciamo 5 minuti di pausa.